Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Quest'oggi stiamo facendo l'unboxing e il primo avvio di un importantissimo dispositivo come il Nexus 5. Andiamo quindi subito ad aprire la confezione. In confezione troviamo il telefono, in questo caso lo troviamo in colorazione bianca, poi lo andiamo a vedere meglio. Poi troviamo eccolo qua, questa graffettina per andare con questo spillino ad aprire lo sportellino della SIM. Troviamo poi alcune, diciamo, una specie di promemoria per andare a inserire le principali cose che si vanno a inserire in un telefono. E poi troviamo il classico cavo USB, mini USB e un caricatore in colorazione nera compatto, senza quindi le cuffie auricolari, infatti non ci sono. Quindi direi allora di andare a richiudere la confezione e andrei a parlare a questo punto del dispositivo. Diamo prima di tutto, per quanto riguarda il dispositivo, alcune caratteristiche. Ha una fotocamera anteriore da 1,3 megapixel, abbiamo un bello schermo da 5 pollici IPS Full HD, poi abbiamo i tasti sono a schermo, quindi non sono fisici sul dispositivo, poi troviamo una lunghezza di 137,8 mm, una larghezza di 69,17 per uno spessore di 8,59 mm per un peso di soli 130 grammi, quindi mi sembra anche abbastanza leggero e compatto. Poi abbiamo all'interno Android 4.4 KitKat, 16 GB di memoria non espandibili tramite microSD, è possibile comprare anche oltre alla versione nera, questa è la bianca, anche la versione da 32 GB. Abbiamo poi HSPA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, 2 GB di RAM, una batteria interna non rimovibile da 2300 mAh. Già che siamo sulla parte posteriore, partiamo allora anche dalla fotocamera da 8 megapixel con autofocus e flash LED. Bella la texture dietro Nexus, meno bella questo codice qui, mi sembra davvero poco estetico, e la scritta LG qui anch'essa molto carina. Poi troviamo nella parte superiore il jack da 3,5, il secondo microfono. Nella parte destra troviamo invece il tasto accensione e spegnimento e lo slot per la micro SIM. Poi sotto troviamo gli speaker, il mini USB e di qua troviamo nella parte sinistra il bilanciere del volume. Il processore, cosa che abbiamo detto prima, è lo Snapdragon 800 a 2,26 GHz. Quindi direi che abbiamo detto un po' tutto da questo punto di vista. Andando quindi adesso ad accendere il dispositivo, possiamo già accorgerci di una luminosità davvero particolare. Forse esteticamente questa griglia con questa colorazione non è che mi convince più di tanto. Infine possiamo accorgerci già solo andando ad aprire il telefono come le icone siano molto molto più grandi rispetto a diciamo all'Android che abbiamo visto fino adesso. Quindi le icone sono un po' più grandi anche quando io vado, vedete, ad aprire la cartella, le icone sono comunque più grandi. Poi vediamo un po' cosa è compreso giusto al volo. Abbiamo queste sono un po' di applicazioni che sta rimettendo già il dispositivo. Abbiamo un gestore file, abbiamo Keep, abbiamo Play Music e Play Games, che sono classici di Android, sì, di Android, quindi abbiamo soprattutto, ecco, questo lo fa vedere che non lo stavo trovando. Abbiamo installato di serie il Quick Office, che è molto importante sia per andare a leggere quindi documenti sia in Word, in Excel, in PowerPoint, ma sia andando a fare noi nuovi documenti. Quindi buona questa cosa. E infine, giusto un secondo, direi di andare tra le impostazioni e non mi dilungherei più di tanto. Vi faccio vedere soprattutto la memoria. Quella disponibile è di 12,55 GB. Ora la disponibile, cioè la totale, la disponibile è circa 11,89. Stiamo scaricando le nostre applicazioni principali e non ho messo quasi praticamente nulla sul telefono visto che l'ho appena acceso. Infine, un ultimo appunto su Hangout. Questo praticamente è il nuovo
dispositivo, una nuova applicazione che racchiude un po' tutto, quindi soprattutto per chi è abituato a mandare messaggi, racchiude anche i messaggi. E quindi per questo motivo, se noi vogliamo andare a mandare un messaggio, scusate se tolgo, per esempio vogliamo mandare un messaggio a un nostro amico, per esempio prendiamo per esempio questo. Allora, vedete, io ho cliccato sul nome, mi esce quindi in questo caso che sto mandando il messaggio ad Alessandra e praticamente qui vado a inserire le varie scritte e poi mando l'SMS. Questa, diciamo, era una delle novità più importanti, ce ne sono tante altre, ma ora non mi dilungherei più di tanto, visto che questo è un semplice unboxing. Poi mi riservo la possibilità di testare il dispositivo per qualche giorno e poi di darvi le mie conclusioni finali. Direi quindi che per questo unboxing è tutto, ci vediamo alla recensione finale. Mauro degli Innocenti per androidblog.it.